Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Giopa17 e oggi siamo tornati in un nuovissimo Let's Try. Benvenuti ragazzi su Mutant Year Zero Road to Eden, che oggi andremo a provare insieme. La versione che proveremo in questo video è la versione per Nintendo Switch. Questo videogame è disponibile anche per PS4, Xbox One e PC. Se ragazzi siete interessati ad acquistarlo, potete comprarlo cliccando su uno dei link che potete trovare nella descrizione di questo video, sia in versione fisica sia in versione digitale. Se volete acquistarlo in digitale e risparmiare anche qualcosina, vi consiglio ragazzi di comprarlo su Instant Gaming, link sempre nella descrizione di questo video. Ma com'è strutturato questo videogame? Vi ricordate Mario Plus Rabbids Kingdom Battle? Ecco, praticamente Mutant Year Zero è strutturato nello stesso modo. Utilizzeremo vari personaggi, dovremo spostarli sulla mappa per affrontare varie battaglie contro i vari nemici che si presenteranno di fronte a noi, e naturalmente in ogni battaglia dovremo cercare di eliminarli tutti quanti senza perdere i nostri personaggi, o comunque senza perderli tutti, se no dovremo ripetere la battaglia. È praticamente ambientato sulla Terra, però una Terra ormai distrutta, dove praticamente gli umani sopravvivono in una piccola colonia chiamata Arca, e i mutanti praticamente vanno in giro esplorando i vari territori per recuperare risorse per far sopravvivere l'arca. Adesso ragazzi, senza perdere altro tempo, direi di iniziare insieme una nuova partita, così vi faccio vedere da vicino cosa dovremo fare per andare avanti nell'avventura. Ci sono diversi livelli di difficoltà: normale, difficile o estremo. Naturalmente ogni livello di difficoltà ha delle caratteristiche ben precise. Per esempio, difficile, hai un po' di esperienza con i giochi di strategia, i nemici infliggono più danni, il 50% dei punti salute si rigenera dopo la battaglia, il tempo di ricarica delle abilità non si azzera dopo una battaglia. Avete anche la possibilità di inserire mutante di ferro, praticamente vi aggiunge morte permanente, nessun salvataggio manuale, salvataggio automatico dopo ogni turno in battaglia. Direi di togliere il mutante di ferro ed iniziare insieme una nuova partita. Se naturalmente volete alzare il livello di difficoltà, per esempio i nemici nel livello estremo infliggono più danni e è adatto per chi ha molta esperienza con i giochi di strategia. Invece difficoltà normale, per chi magari è la prima volta che prova un titolo di questo tipo e i nemici naturalmente infliggono meno danni, io direi di tenere difficile. Da qualche parte a est dell'arca. Another day, another mission, risking our necks for the ark. You know, I ask myself, Dux, why are you out here? And you know why. The ark's water pump is broken again, and Hammond said he needs more scrap to fix it. Hammond praticamente è tipo un tuttofare dell'arca. Why do you have to be so annoying? Come on, we gotta head back before prep closes for the night. Allora, graficamente non è male, questi sono i due personaggi che abbiamo a disposizione, praticamente un facocero e un'anatra. Dobbiamo praticamente esplorare il territorio. Graficamente, dicevo, non è male. Adesso lo sto giocando sul televisore di casa, forse in portabilità perde qualcosina, però comunque gli sviluppatori sono al lavoro per migliorare la grafica anche in versione portatile. Potete spegnerla la torcia, se volete provare a passare inosservati. Dobbiamo dirigerci da quella parte. Perfetto, vedete? È apparso un segnalino, naturalmente cercando dei rottami che torneranno molto utili a Hammond. Vedete, i rottami possono essere scambiati con armi, oggetti monouso e vestiti nel negozio dell'arca. Potete infatti personalizzare i vostri mutanti. Naturalmente si possono sbloccare nuove abilità e nuove, diciamo, evoluzioni. Attenzione che ci sono due nemici, dobbiamo nasconderci.
Attenzione. Allora aspettate un attimo. Faccio che piazzarmi qua, ci hanno individuati, Ok, saccheggiatore livello 1, attento. Aia, che male. Lui invece è un accetta e si muove parecchio. Ed è un macellaio, non è un saccheggiatore. Allora, battaglia strategica. Il combattimento si svolgerà a turni. Ogni persecutore ha 2 punti azione a turno. Dopo averle usate, alcune azioni come sparare, lanciare bombe o scattare fanno terminare il tuo turno. Allora, ti piazzo qua dietro e facciamo che sparare. No, l'ho lisciato. Vabbè, nessun problema. Attiva l'unità per farla entrare in combattimento o ignorarla per mantenerla nascosta nello stesso punto. Le unità nascoste possono essere avvistate dal nemico se questo si avvicina troppo. Facciamo che attivarla perché è praticamente dietro l'angolo e facciamo fuori questo qua. Perfetto, naturalmente ogni nemico, come su Mario Plus Rabbids. Ok, ho sbagliato anche lui. Rilascia degli oggetti da recuperare. Il riparo basso conferisce un bonus difesa del 25%, mentre il riparo completo garantisce un bonus difesa del 75%. Attacca dal fianco una posizione riparata per annullare il suo bonus difesa. Tipo così, vedete? Lo piazzo qua in mezzo e gli facciamo un critico. Però non posso sparargli! E non posso più spostarlo. Vabbè, lanciamo una bomba. Ok. Che tipo di bomba gli ho lanciato? Ah, ma no, ma posso usare anche lui. Allora uso lui. Però l'ho spostato troppo. Ah, guardate, è scappato via, adesso sparerà. L'ho spostato troppo, infatti l'ho spostato nella parte, vedete questa qua, tipo arancione, e ho usato entrambi i segmenti che potete vedere lì per il movimento. Allora, stavolta ne uso uno solo. Ti piazzo qua, così gli possiamo anche sparare. E bye bye. Spazzato via. Sweet takedown. Perfetto, battaglia terminata. Una volta finita la battaglia potete recuperare quello che hanno droppato i nemici e potete continuare a esplorare il campo. Facciamo che indagare. Qui c'è un aereo abbandonato. Ok, allora dobbiamo sempre andare da questa parte. Dobbiamo seguire il sentiero. Riunisci. Perché potete separare i vostri personaggi, ma poi potete farli anche riunire. Abbiamo trovato altri rottami. Aia, altri nemici. I don't like the look of that big one. We have to be sneaky. Ok, here's the plan. We turn off our lights, then hug the water. Go around them. Allora, i nemici con un teschio rosso sono di livello troppo alto per la tua squadra e vi uccideranno. Evita i nemici con il teschio rosso ed esplora la zona per combattere con rivali del livello della tua squadra. Allora, perfetto, dobbiamo cercare di non farci vedere. Mamma mia, che cattivi. Sì, livello 55. Direi che è un livello un po' troppo alto per noi. Siamo di livello 1. Ok,
Ok, possiamo procedere. Siamo riusciti a evitarli. E voilà. Allora, ci stiamo dirigendo verso l'arca. E rieccoci qua. Allora, possiamo proseguire. Nuovo luogo scoperto, avamposto orientale. Allora, qui c'è altra roba, Altri rottami. Qui dentro. Posso entrare anche nella tenda? Sì, kit medico. Ah, aspettate, accidenti, non ho visto il messaggio del kit medico. Vabbè, pazienza. Qui c'è altra roba. E andiamo da questa parte. Qui ci sono anche delle picche con dei teschi. There's a cabin up ahead. Definitely feel a ghoul vibe coming off of it. So we run in, guns blazing? Too dangerous. If we're sneaky, we can get into a good position. A good position keeps us alive. Turn off your flashlight. Ok, allora, se non vieni visto, puoi individuare le posizioni nemiche e uccidere nemici deboli isolati usando le tue armi silenziose. Furtività. Questo può far pendere l'equilibrio di una battaglia a tuo favore, riducendo il numero totale di nemici. Ok. Armi silenziose. Però mi sa che non ne abbiamo di armi silenziose. Allora, facciamo così. Spegniamo tutto. Anche perché dobbiamo cercare di capire quanti nemici ci sono, Hungry! Hungry! I say we take the arc. Io ne vedo uno sicuramente, due. E forse ce n'è ancora un altro. Eccolo lì. Lui lo faccio scendere. E gli faccio fare il giro. Ok, lo attivo. E eliminiamo questo qua. Perfetto. Serves you right. Stone cold. Ok, siamo anche saliti di livello. Quando la tua squadra di persecutori sale di livello, ogni mutante guadagna punti mutazione. Ecco, quello che vi dicevo prima. Usa i punti mutazione per sbloccare potenti mutazioni da combattimento o migliorare le statistiche dei tuoi persecutori come la salute e il raggio di movimento. Allora, adesso mi sposto. Tanto quelli là non si sono accorti di niente. E mi posiziono un pochettino meglio. Qui c'è qualcosa. Spalancatore. Questo cannone a gas deve il suo simpatico nome ai danni che infligge lanciando pesanti granate. Ok. Prendi, prendi. C'è qualcosa anche qua forse. Sì, ho preso. Allora, mi piazzo adesso dietro questo veicolo. Perfetto. E tendiamo un'imboscata. Vai. Ucciso. Down.
attiviamo anche lui. No, non gli ho tolto tutta la vita, peccato. Allora, si è riparato lì dietro. È un cacciatore, eh? Aia, che male. Allora, con un... una barra ricarichiamo. E con l'altra gli diamo il colpo di grazia. Perfetto, eliminato. Bingo. Great work. Bravissimo, Dax. Perfetto, siamo di nuovo saliti di livello. Adesso possiamo muoverci tranquillamente. Ho preso tutto. Oh, ho trovato anche una vecchia radio. Look at this beauty. The ancients left a lot of ugly junk behind, but once in a while you see something like this. Wonder what these buttons are. Vediamo se c'è roba qua dentro. Wouldn't touch it if I were you. I'm not kidding around. Lay off the buttons. That's a bomb, all right. They used to call it a boombox. Touch that red button and it goes boom. Allora, procediamo. Però aspettate un secondo. Eccoli qua. Le mutazioni sono maggiori, minori o passive. Nell'equipaggiamento è possibile impostare solo una di ogni tipo. I bonus alle statistiche sono permanenti e vengono sempre applicati indipendentemente dall'equipaggiamento. Fuori dalla battaglia puoi cambiare il tuo equipaggiamento nell'inventario in qualsiasi momento. Allora, vediamo un attimo. Inventario. Lui ha lo sfollatore. No, però preferisco magari darlo all'altro. Sì, è meglio che lo tenga lui. Lo spalancatore. Poi, qui ci sono delle mutazioni bloccate. Abbiamo delle bombe. Perfetto. Poi, eccolo qua. Spacca cranio, 100% di probabilità di colpi critici, meno 25% di precisione. Se no, rinforzo salute. Vai con questo, va. Ok, si è leggermente evoluto. E abbiamo ancora due punti per Bormin. Scatta e spara. Oppure rinforzo salute. Scatta e spara, va. Abilita un'azione dopo uno scatto. Voilà. Ok, questa è la mappa. E non possiamo fare più niente. Procediamo. No, aspettate però. Ok, qua ci indica dove dobbiamo andare. Ah, avevo un altro punto disponibile, non avevo visto. Quindi ho sbloccato anche spaccacranio. Allora, procediamo verso l'arca. Bormin viene. Ragazzi? Però. Ah, ok. È un capitolo che abbiamo già sbloccato. Sì, perché praticamente possiamo poi tornare indietro per eliminare anche quelli là, eh. Allora, nuova area. Dovremmo essere vicini all'arca, eh. Of course the world ends. You did it to us. When the ice melted, you said nothing.
When the plague spread, you did nothing. Oh, finalmente ci spiegano un pochettino della storia e di cosa è successo e perché l'umanità adesso si trova in queste condizioni. But cheer up. You'll be happy to know that despite your mistakes, life remains. In a small settlement high above a raging river, people are living and thriving. We call it the Ark. The Ark is humanity's last outpost, a lonely island in an ocean of chaos. Within these walls, we help each other create a new civilization on the ruins of the old one, with the guidance of our leader, the Elder. The Elder tells us we're safe as long as we never leave, because outside these walls lies the Zone, the never-ending wasteland. A mass grave spanning the planet, littered with your crumbling monuments, your hubris and arrogance. What the Elder chooses not to tell us is our food and water supplies are running dangerously low. That's why he relies on stalkers, adventurers who leave the Ark, explore the Zone and scavenge for precious resources. Stalkers are tough enough to resist the Rot, and they got the smarts and the firepower to keep the Zone ghouls at bay. Stalkers have to be more than human. That's me, Mr. More Than Human, aka a mutant. I look weird to you, but hey, you look weird to me. So let's leave it at that. If the Stalkers come back from the Zone alive, the Ark survives another day. If the Stalkers don't come back, the legacy of mankind will be lost forever. At least, that's what the Elder says. Ok ragazzi, e questa era l'intro di Mutant Year Zero Road to Eden. Home sweet home. The elevator's up ahead. Ok, dovremmo essere arrivati all'arca. I dintorni dell'arca. Two ghouls. See them. What are those rot heads up to? Wait. They're planning to ambush the elevator. We've got to stop them. Let's sneak around and see if there's others. Ok, esploriamo un attimo la zona perché ci sono due ghoul. Qui si può andare da qualche parte? Ah, però non c'è niente, mi sa. O forse sì. Sì, vedo qualcosa qua. Rottami. Dovete sempre esplorare bene tutto quanto. Questi non si possono raccogliere, sono dei funghi giganti. Poi qui c'è... una bella Molotov. Biglietto della persecutrice Clara. È davvero un peccato barattarlo. Delta ci avrebbe sicuramente garantito lo sconto promesso. Questo è quanto. C'è una scintillatrice a ovest del serpente di ferro tra le rovine metalliche. Era uno di quei dispositivi che servivano a fondere insieme varie cose. Ma come sempre la fortuna è cieca. Ma la Iella ci vede benissimo. Perciò quei dei ghoul che si appostano nelle rovine ci hanno beccato e scacciato prima che potessimo prenderlo. La prossima volta fuggirete, cari ghoul. Clara, la persecutrice. Ok, un biglietto da parte di un'altra mutante. Ho trovato altri rottami. C'è un saccheggiatore anche lì. Allora, facciamo una bella cosa. Quello lì
Ah, ce n'è un altro anche dall'altra parte. Aia. Si sono accorti di noi. Aia. Allora, se mi sposto lì non va bene. Mi sposto qui e lui lo elimino subito. Bye bye. Bullseye. You did good. Poi tocca a lui. Oh, ma qui c'è un'area. Ah, eccolo qua l'ascensore. Lui è là in mezzo, eh. Mi sposto qua. In teoria dovrei riuscire a farlo fuori con un colpo solo. Perfetto. Ottimo lavoro. E adesso mi sa che tocca a loro due. Aia. Ok, non ha sparato perché probabilmente ha corso troppo. Dax lo spostiamo qua. Se no gli facciamo fare una corsa. Lì potrei mandare Bormin. No, Dax lo faccio andare qua. E Bormin invece qua. No. Accidenti. Dissanguamento. Quando un persecutore subisce troppi danni inizia il dissanguamento. Avvicinati e usa un kit medico per salvarli durante i turni indicati. Lui morirà tra 3 turni. Stai attento, Dax. Accidenti. Game over. Me li hanno stesi entrambi. Allora, ricarichiamo dall'ultimo checkpoint. Ok, ragazzi, abbiamo capito che il cacciatore è quello che ci crea più problemi. Quindi facciamo una bella cosa. È il primo che dobbiamo buttare giù. Tendiamo imboscata. Lancia bomba al punto mirato. Vai. Ciao ragazzi. Uno l'abbiamo spazzato via. Accidenti, è fuori portata. Beh, però possiamo far così. Lo piazzo qua e gli diamo il colpo di grazia. Bye bye. No, non ci credo. L'ho mancato. Ero a 2 centimetri. Grazie. Come caspita hai fatto a mancarlo? Dai. Arrivano anche gli altri adesso. Non ho neanche... Ah. Lì non capisco se c'è un riparo. Non c'è un riparo. No, non c'è niente. Facciamo fuoco di copertura. Ok, per fortuna mi ha mancato. Adesso i macellai si stanno avvicinando. Bravissimo, Dax. Ok, mi sono curato e lasciamo Bormin morire.
usiamo di nuovo il fuoco di copertura, perché tanto tenterà di nuovo di avvicinarsi. Sì, il cacciatore è veramente una cosa spaventosa. No, l'ho mancato. Sì, ma che mira hanno? Usa il kit medico. E... fuoco di copertura di nuovo. Niente, non sbaglia mai sto cacciatore. Almeno quello è andato giù, va. Vai con un altro kit medico. E questa volta mi sposto. Dovrei avvicinarmi più che spostarmi, però preferisco andare dietro al camion. Vediamo cosa decide di fare. Deve per forza avvicinarsi. Beccati questo. Bye bye. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. I compagni di squadra che durante lo scontro muoiono. Puntatore antico, ok, ottimo. Come vedete poi risorgono. Facciamo che raccattare tutto e finalmente possiamo procedere. No, quel cacciatore lì mi ha creato parecchi problemi. Mi ha creato parecchi problemi perché non mi aspettavo fosse così forte. Più che altro non sbagliava un colpo. Ok, adesso possiamo prendere l'ascensore, questa specie di ascensore. The Elder meets us at the elevator. He says he doesn't have a second to lose. The mission's too important. Our mission, he says, is a man. And that man is Hammond. Everyone in the Ark knows Hammond. Respects him. He's our lead, Gearhead. Going farther into the zone than anybody else. Bringing back the machines that help us survive. He knows how to keep those machines running. How to fix them when they fall apart. Hammond keeps the Ark's heart beating. The Elder says three nights ago, Hammond took his team of stalkers and headed north, not telling anyone why. They haven't come back. I've never seen the Elder this shaken before. It scares me. He tells us Hammond has a remote cabin in the north that could yield some clues to his location. Me and Ducks never patrolled that far before. But the Elder says he has faith in us. He believes in us. So, this mission we accept. Go to Hammond's cabin. Search for clues. Then find Hammond and bring him back alive. The fate of the Ark depends on it. Ok ragazzi, quindi da quel che si è potuto capire dobbiamo andare a salvare Hammond, che per il momento risulta disperso. Qui abbiamo l'anziano, che sarebbe il sindaco dell'Arca, il bar di Prip, officina di Delta, negozio di Iridia e l'ascensore per andare a visitare la zona. Allora, vediamo, andiamo un attimo nell'officina di Delta, vediamo cosa possiamo fare qua. Wanna know how this goes down? For the right price, I fix and upgrade your shitty gear. Any questions? Perfetto, quindi qui possiamo potenziare la nostra attrezzatura. Per esempio, in questo caso possiamo selezionare lo spalancatore. Può distruggere ogni riparo, fa indietreggiare i nemici. Ottimo. Possiamo aggiungergli, per esempio, il mirino che abbiamo recuperato dal cacciatore. 20% extra a portata armi. E possiamo aggiungergli anche una griglia 50
un danno critico aggiuntivo, 50% probabilità di incendiare i nemici. Fantastico. È una super arma adesso. Poi, se ne selezioniamo un'altra, invece, potenziamenti. Ah, vedete? Recuperando i componenti armi, possiamo praticamente farle salire di livello e portarle al livello 2 e livello 3. Ok, interessante. Bye. Nel bar di Prip, vediamo cosa possiamo fare. Purtroppo le scritte sono un po' piccoline. I sottotitoli più grossi di così non li posso mettere, ragazzi. You wanna get loaded? Order a shot. No butane, no bleach, only natural ingredients. Ah, vedete, possiamo portare i manufatti da lui. Probabilmente ce li scambierà con delle monete o qualcosa. Vediamo un attimo. Bullo, aumenta il tempo di dissanguamento della squadra di 2 turni. Mulo, sblocca uno slot bomba extra per ogni membro della squadra. Affarista, garantisce uno sconto del 20% al negozio di Iridia. Vai con questo. Scambiare un manufatto per Bullo. Ok, vedete, adesso non ne abbiamo più. Se ne troveremo altri, avremo la possibilità di sbloccare altre abilità. Invece nel negozio di Iridia, vediamo cosa possiamo fare. You know the drill. Stalkers want gear that keeps them alive. I, Iridia, provide the gear. See anything you like, just let me know. There is one rule. Don't ever, ever pull my chain. If you pull my chain, I'll feed your ding-dongs to a zone wolf. Got that? Beautiful. Sì, ma stai tranquilla, Allora, qui praticamente possiamo acquistare delle armi principali o armi secondarie, vedete? Con praticamente le unità di rottami. Ne abbiamo 127. Potremmo per esempio acquistare una bomba a mano, un altro puntatore antico, magari un kit medico e basta. Bye. Penso che probabilmente salendo di livello avremo la possibilità di sbloccare nuove armi principali e secondarie. Andiamo dall'anziano. My home. Eccolo qua. Will always be a haven to you, brave stalkers. After your journeys, pay me a visit. And I'll offer you some guidance. Perhaps a story. To help you become wise and strong. Perfetto, non ci dice nient'altro per il momento. Thank you for letting this old man ramble. Go in peace, stalkers. Allora, in teoria adesso dovremmo tornare nella zona. Però ragazzi, direi che possiamo terminare questo Let's Try qua. Io spero che vi sia piaciuto questo video, spero che questo titolo vi possa interessare. Vi ricordo che se volete acquistarlo potete trovare dei link nella descrizione di questo video. In digitale, se volete acquistarlo in digitale, vi consiglio di comprarlo su Instant Gaming. In questo modo avrete anche la possibilità di risparmiare qualcosina. Link sempre nella descrizione di questo video. A me questo genere di titoli piacciono parecchio, infatti se vi ricordate avevo portato tanto Mario Plus Rabbids sul canale. Sinceramente non so se vi porterò anche questo titolo, magari me lo giocherò a telecamere spente. Nel frattempo magari sul canale vi porterò qualcos'altro. Mi fermo qua perché così non vi spoilerò troppo della storia, però avete un'idea di come è strutturato questo videogame. Come sempre ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo video sempre qui sul mio canale YouTube. Alla prossima ragazzi!